Sicuramente oggi è stata una prestazione, il primo tempo ottimale, però purtroppo queste sono le situazioni di quest'anno. Appena andiamo sotto non riusciamo a gestire la gara, perché la squadra, come vedete dalla distinta, sono tutti ragazzi giovani, quindi alla prima difficoltà vanno in bambola, anche se uno, vedendo un primo tempo dove abbiamo fatto quasi tutto noi, non si aspetta sicuramente questo secondo tempo così scialbo. Mi spiace dirlo, oggi gli ho detto pure ai ragazzi, ma il secondo tempo oggi è stata una prestazione non bella, perché dopo un primo tempo del genere non si aspetta. Però ci sta, perché ripeto, è la stagione che non sta girando per il verso giusto, quindi niente. Sì, diciamo che queste partite non sono mai facili sotto nessun punto di vista, quindi siamo stati bravi a pazientare. Il primo tempo loro si muovevano bene, non ci concedevano tanti spazi. Negli spogliatoi abbiamo avuto la scossa giusta per rientrare in campo col piglio giusto, e alla prima occasione l'abbiamo buttata dentro ed era fondamentale, insomma. Giordano è un giocatore insostituibile sia durante la partita, ma anche sui calci da fermo, ovviamente. Però adesso ha subito questo infortunio, speriamo di rivederlo il prima possibile in campo, ma nel frattempo dobbiamo studiare qualcosa di diverso. E alla fine oggi il secondo gol è venuto sulla panchina attiva, quindi siamo molto contenti, su una cosa provata, quindi andiamo avanti per questa strada. Mister, era lei che ha alzato le due mani in segno di schema? Sì, sono cose preparate e quando vengono c'è ancora più soddisfazione.